Sono decisamente degli animali, perché sono degli animali, affascinanti, per come sono fatti e tutto. Ma più che altro sono particolarmente buoni. Oggi vado a fare una ricetta retro, si può dire così? Comunque, un qualche cosa che a me piace davvero tanto, conosco tantissime persone a cui piace e tanti altri invece che smusano un po' dicendo che non è una ricetta che a loro attira. Ma questo succede sempre. Vado a fare il risotto alla crema di scampi. E quindi gli scampi assolutamente servono. La prima cosa, ma anche la più importante, è fare il fondo di cottura, ovvero quello che sarà poi il brodo che ci servirà per cuocere il risotto. E quindi si parte dagli scampi. Si cominciano a separare le codine dalle teste, semplicemente facendo questo lavoro qui. Un pochino d'olio in una casseruola, accendo il fuoco e nel frattempo che si scalda un pochino, affetto, guardate in modo grossolano, lo scalogno. Poi un pezzettino di cipolla, anche questa affettata in modo grossolano. Un pezzettino di carota, una carotina, via. E un pochino di sedano. Qui ha preso calore e ci vado a mettere subito le teste. E ora si devono sentire ben sfrigolare. Utilizzate un batticarde per schiacciare un pochino le teste. L'ho detto in modo improprio quello di schiacciare le teste, si è schiacciato anche le teste, ma soprattutto le chele. Ora aggiungo le verdurine. Passiamo all'altra operazione, ovvero a quello di andare a togliere la polpa dalle codine. Una volta che abbiamo tolto tutta la polpa, tutti i carapaci le andiamo ad aggiungere nella pentola dove stiamo facendo il fondo di cottura, il brodo. A questo punto vado a sfumare con un po' di vino bianco. Ora faccio evaporare tutta la parte del vino bianco, mentre il vino bianco evapora, vado a tagliare i pomodori. Aggiungo i pomodori, copro con l'acqua, un pizzico di sale grosso, qualche fogliolino di basilico, ma qualche vuol dire 2-3, eh? E ora copro parzialmente e faccio cuocere per almeno una venticinquina di minuti, se non anche qualcosina di più. Ora si deve proprio restringere molto bene. A dopo. Il passaggio successivo è quello di filtrare questo brodo, questa sorta di brodo, non è propriamente un brodo. Premete sempre. Il profumo è assolutamente incredibile. Prendiamo una casseruola, ci versiamo il liquido ottenuto. Aggiungo un po' di pomodoro, non tantissimo, eh. Se volete un colore un pochino più deciso mettete un pochino di concentrato di pomodoro. E ora questo brodo lo facciamo concentrare ancora di più, lo facciamo tirare ancora un altro pochino. Nel frattempo possiamo però partire a fare direttamente il riso. Quindi prendo una casseruola per il riso, metto un po' di burro. Una volta che il fondo della casseruola è ben imburrato, metto il riso, che così lo facciamo tostare un pochino. Il riso che sto usando è un vialone nano, potete utilizzare ovviamente il riso per risotti che preferite, questo è molto buono. Per tutti gli ingredienti, per la lista degli ingredienti, i pesi, le misure, lo trovate su Casa Pappagallo, su www.casapappagallo.it.
Una volta che il riso è tostato, si va a sfumare con poco, 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 poco cognac. E si fa partire la cottura. Cottura che si parte con sola acqua. Acqua calda, bollente. Ora bisogna assaggiare il sughettino, il fondo, l'avrò chiamato probabilmente in 24 modi diversi, degli scampi che abbiamo fatto prima. Il sapore è fantastico, forse manca un pochino di sale, comunque si correggerà poi anche nel risotto. Allora, ora qui siamo di fronte a una scelta quasi esistenziale. Mettere la panna o non mettere la panna? Questo è un grande dilemma. Vi dico la verità, per rendere tutto più morbido con la panna diventa davvero favoloso, ma è buono anche così. Però siccome questa ricetta abbiamo detto che volevamo fare risotto alla crema di scampi, la crema con la panna viene decisamente meglio. Quindi ora faccio ridurre per un altro minuto e poi aggiungerò la panna. Vedete queste bollicine? Praticamente tutto il liquido che avevo messo inizialmente è stato quasi completamente assorbito. A questo punto si va ad aggiungere la salsa dove ho appena aggiunto la panna. Ora la cottura si porta avanti in questo modo, lentamente, senza bisogno di fuoco alla massima potenza, lentamente si farà andare aggiungendo sempre questa crema. Quando saremo quasi al termine della cottura, inseriremo anche gli scampi, proprio quasi in fase di mantecatura. Ci vediamo fra pochino. Cosa importante, ora in questo momento assaggiate, siamo praticamente al termine della cottura, assaggiate per sentire se la quantità di sale è corretta. È buonissimo, ma un po' di sale serve. Ovviamente queste sono tutte cose, come si dice, del tutto soggettive. Ora è il momento di andare a inserire le code, a cui ho tolto anche il budellino. Così è. Inserite direttamente così. Aggiungo ancora un pochino della crema. Ecco fa. Da questo momento calcolate un minuto, proprio un minuto ancora tenete acceso il fuoco. Se vedete che è troppo asciutto, aggiungete ancora un altro pochino di liquido. Se avete terminato la crema, anche un gocciolino di acqua. Deve essere morbido ma non liquido, cioè deve essere esattamente, guardate, ve lo faccio vedere, esattamente così. Vedete come si ricompatta? Io lo muovo e si ricompatta, quindi è abbastanza morbido. Perché questa cosa qui? Perché alla fine dobbiamo anche mantecarlo. Passato un minuto, spengo. E si manteca con un po' di burro. E ora si va a servire. È più grande il piatto della casseruola. Secondo me potrebbe già terminare in questo modo, anche se ha questo colore un po' leggermente monotono. L'unica licenza che mi posso prendere è quella di mettere un pochino di pepe. Risotto alla crema di scampi. E ora io l'assaggio. Prima il riso da solo. È proprio una crema di scampi. Crema di scampi o no, anche uno scampo ci sta bene. Davvero molto, molto, ma molto buono. Alla prossima!